Ciao ragazzi, sono Massimo Brugnone, sono nel programma che avete ricevuto oggi, c'è scritto su di me attivista antimafia. E voi direte, ok, ma che cosa vuol dire? Beh, il mio impegno nella lotta contro la mafia nasce proprio quando ero seduto al vostro posto, cioè quando anch'io andavo al liceo, ho fatto il liceo scientifico di Busto Arsizio. E in quinta superiore ero rappresentante di istituto, insieme agli altri ragazzi abbiamo organizzato un'assemblea sulla mafia. E abbiamo chiamato a parlare durante l'assemblea un ragazzo che si chiama Aldo Pecora e che allora era il presidente dell'associazione antimafia Ammazzateci Tutti. L'avevo conosciuto a Milano in un altro incontro, un'altra conferenza che ero andato a seguire, l'abbiamo chiamato ed è venuto dalla Calabria a Busto Arsizio per raccontarci la sua storia di ragazzo calabrese. Ammazzateci Tutti è un movimento antimafia che nasce nel 2005, il giorno in cui uccidono Francesco Fortugno, era il giorno delle primarie in Calabria, quindi il giorno in cui il centro-sinistra doveva scegliere il candidato presidente per le elezioni che poi ci sarebbero state. Francesco Fortugno viene ucciso nel seggio elettorale. Quindi proprio stava per votare, era il candidato, però era ovviamente anche un elettore, stava per votare e viene ucciso a viso aperto, di fatto, davanti a tutti nel seggio elettorale. Questo provoca per la prima volta in Calabria uno scossone, non tanto soltanto nella società calabrese, ma nei giovani calabresi. Quindi tantissimi ragazzi sono scesi in piazza e hanno manifestato la loro voglia di dire no alla mafia. In questo caso parliamo dell''ndrangheta. Voi sapete bene, no? Che in Italia sono presenti diverse mafie. In Calabria l''ndrangheta, in Sicilia Cosa Nostra, in Puglia la Sacra Corona Unita, in Campania la Camorra. Nel nord Italia poi vedremo, tra l'altro, ce le abbiamo tutte quante, e in Italia in generale sono presenti anche quelle straniere. Ma questi ragazzi scendono nel 2005 in piazza appunto con questo striscione con scritto adesso ammazzateci tutti. E il significato era chiaro, se volete continuare a comandare in Calabria dovete ucciderci tutti quanti. E è bellissimo il messaggio, io l'ho sempre rapportato a un'altra metafora che mi è venuta in mente, perché se voi pensate a quanti siamo le persone oneste e quante poche invece sono le persone disoneste, le persone criminali, beh, la proporzione dei numeri è decisamente gigantesca, no? Cioè noi siamo davvero molti di più. E quindi loro dicevano: non avrete mai abbastanza piombo per ammazzarci tutti quanti. Io ho pensato a una metafora, ho immaginato la popolazione italiana fatta di pallini di colori diversi, e quindi i bianchi sono le persone buone, le persone pure che rispettano la legge, che insomma fanno una vita normale e sono la maggior parte. Poi ci sono le palline grigie, che sono quelle persone che magari ogni tanto il favorino lo chiedono, lo danno, cercano di aggirare un pochettino le regole. Poi ci sono quelle nere che sono i criminali veri e propri, i mafiosi. Beh, in proporzione questi sono decisamente molti di meno. Beh, voi immaginate quindi tutta l'Italia fatta di palline di colore diverso. Il ragionamento che facevano i ragazzi di Ammazzateci Tutti era: da un lato, voi che siete così pochi non avrete mai appunto abbastanza piombo per ammazzare tutti quanti noi che siamo bianchi. Dall'altro lato, quello che dobbiamo iniziare a fare, e qui è la sfida, il motivo anche per cui siamo qui insieme oggi, è fare in modo che queste palline rimangano bianche. Se voi ci pensate, 14-15 anni, sì, ok, ognuno di noi la propria cazzata la facciamo tutti quanti, però di fatto possiamo dire, perlomeno spero, che non è che siamo dei criminali, no? E quindi se noi riusciamo a continuare ad alzare l'asticella e 14, 15, 30, 40, 50 anni fare in modo che tutte queste palline rimangano bianche, beh, è decisamente poi semplicemente un discorso demografico. I mafiosi moriranno, i corrotti moriranno, le palline bianche saranno sempre di più. E qui è quello su cui ci siamo concentrati poi quando anche con altri ragazzi abbiamo appunto iniziato a fare attività antimafia. Torno a quell'assemblea prima, perché Aldo Pecora nel liceo scientifico di Busto Arsizio, davanti a noi ragazzi, ci disse:
Guardate che io vi racconto la storia mia di ragazzo calabrese che appunto ha incominciato a fare attività antimafia dopo che hanno ucciso Francesco Fortugno, che ha vissuto in una terra martoriata ancora oggi in questi giorni. Se guardiamo le cronache, anche con il coronavirus, guardiamo la sanità di cui si sta discutendo tanto in Calabria e ovviamente i problemi legati a una gestione amministrativa della regione Calabria è anche legata alla presenza dell''ndrangheta e della corruzione in generale. Beh, però Aldo quel giorno ci disse: occhio, perché anche qui in Lombardia c'è la mafia. Non pensate di essere esenti dalle infiltrazioni mafiose. Ed era il 2007 quando abbiamo organizzato questa assemblea. E insomma, tutti quanti noi ragazzi rimaniamo un po' spiazzati, no? Allora non si parlava così tanto di mafia presente nel nord Italia come per fortuna si fa adesso in questi mesi, in questi ultimi anni. È stato un po' uno shock da un certo punto di vista. Allora, con altri ragazzi, appunto, cosa facciamo? Andiamo a documentarci. Aldo ci dice: andate a cercare tra le carte della DIA, della DDA. La DIA è quella squadra, quella forza di polizia, anzi, la DIA è quell'organismo dove fanno parte le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza che si occupano di mafia e fanno quindi antimafia. E se ne occupano solo loro. Per spiegarvi, devo fare una digressione, devo tornare indietro ai tempi di Falcone e Borsellino. Se voi, non so se lo sapete, non eravate ancora nati nel 1992 quando vengono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, però perché è stato grandioso quello che hanno fatto loro e gli altri magistrati del pool antimafia? Perché prima di loro i processi e le indagini contro gli omicidi, contro i vari reati che venivano fatti dai mafiosi, venivano tutti quanti portati avanti da magistrati diversi. Invece, con Antonino Caponnetto nasce quello che viene chiamato appunto il pool antimafia di Palermo. Per la prima volta la magistratura, quindi i sostituti procuratori, si chiamano così, coloro che fanno le indagini, no? Voi durante un processo poi sapete che c'è il procuratore, il sostituto procuratore in realtà, che rappresenta la pubblica accusa e l'avvocato che rappresenta la difesa. Beh, a Palermo per la prima volta, mentre prima tutti i vari magistrati, se veniva un omicidio per le strade di Palermo, veniva assegnato a un sostituto procuratore. Poi magari la settimana dopo c'era un altro omicidio, veniva assegnato a un altro sostituto procuratore e quindi partivano due indagini separate. E quindi magari invece erano omicidi collegati, ma portati avanti da persone diverse e queste due non si parlavano rispetto alle indagini che stavano portando avanti e quindi non riuscivano davvero a fare un vero contrasto alla mafia, che invece era un'organizzazione criminale unita che aveva magari commesso entrambi gli omicidi. Antonino Caponnetto cosa fa? Dice: noi dobbiamo mettere insieme una squadra di persone che si occupa di tutti quelli che sono i reati, gli omicidi, le corruzioni, la richiesta di pizzo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi. Li mettiamo insieme e loro si scambiano le informazioni a vicenda. Loro e soltanto loro si devono occupare di queste tematiche. Perché dico soltanto loro? Perché in questo modo, se scegli delle persone fidate, vai ad evitare che ci siano delle infiltrazioni appunto da parte della mafia. Se non se ne occupa solo una persona, tra l'altro, ma sono tante persone che si scambiano le informazioni, anche uccidere un poliziotto o un magistrato, per quanto brutto e per quanto sia avvenuto, però non toglie la forza alle indagini. Perché se siamo un gruppo di 10 persone e tutti e 10 ci scambiamo le stesse informazioni, la mafia può anche uccidere me, ma ci sono le altre 9 che hanno le mie stesse informazioni che quindi possono andare avanti a portare le indagini e poi fare il processo. Motivo per cui, tra l'altro, appunto, si è arrivati al maxi processo di Palermo che ha portato in carcere centinaia di mafiosi e che ha sgominato davvero tantissimo l'organizzazione criminale siciliana. Beh, tornando alla Lombardia, appunto Aldo ci diceva: occhio che qui sono presenti tutte le mafie, occhio che sul territorio anche a Busto Arsizio si chiede il pizzo.
E vi dicevo, sono andato a leggerlo nelle carte della DIA, che nasce da quell'esempio di Palermo. Quindi soltanto le forze di polizia e di carabinieri e guardia di finanza e polizia di Stato vanno a fare queste indagini. Voi andate a cercare proprio su Google Direzione Investigativa Antimafia e trovate una relazione in cui ogni 6 mesi viene scritto quelle che sono le operazioni e le indagini svolte e concluse dalla Direzione Investigativa Antimafia. Quell'anno, nel 2007, c'era scritto esplicitamente: a Busto Arsizio si paga il pizzo. A Busto Arsizio presente una famiglia mafiosa di Gela, Rinzibillo. E beh, capite anche io, cioè, per la prima volta leggevo queste carte ed erano carte ufficiali, cioè non erano magari soltanto articoli di giornale, commenti, no, no, erano proprio le carte degli investigatori che dicevano questa cosa. E quindi era ufficiale, cioè era vero. A Busto Arsizio si paga il pizzo vuol dire che, non lo so, probabilmente magari il papà, la mamma del mio compagno di classe che ha un esercizio commerciale, che ha il panificio, che è un negozio di vestiti o quant'altro, è costretto a pagare il pizzo. Presente una famiglia mafiosa di Gela, che cosa vuol dire? E allora comincio a leggere, a studiare, a cercare così con altri ragazzi, ad approfondire sempre di più appunto quella che era ed è la presenza mafiosa sul nostro territorio. Scopro che Aldo aveva ragione, che se Augusto Arsizio comanda Cosa Nostra, nei paesi limitrofi c'è l'Ndrangheta e quindi poi negli anni dopo, e ci torneremo, scopriamo della presenza di un locale di 'Ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo. Anche lì chiedetevi come mai Legnano Lonate Pozzolo, dove in mezzo c'è Busto Arsizio, perché la 'Ndrangheta fa un distaccamento locale e il coordinamento è su due città che sono in realtà non confinanti tra di loro, dove in mezzo appunto c'è la nostra di città, Busto Arsizio. Per quello che vi dicevo prima, perché Busto Arsizio comanda Cosa Nostra. E allora l'Ndrangheta invece si è presa i paesi intorno e hanno fatto però gli affari insieme e hanno soggiogato imprenditori, appunto proprietari di esercizi commerciali del nostro territorio. Ci sono stati poi processi nel corso degli anni che lo hanno dimostrato. Beh, tornando a quel 2007, un'esperienza molto importante per me è stata quando scusate, il 9 agosto del 2007 vado giù a Reggio Calabria, appunto invitato da Aldo, che organizza una manifestazione, un'altra manifestazione, Legal Italia, in Calabria, a Reggio Calabria, e lo organizza in corrispondenza del 9 agosto del 1991, cioè il giorno in cui viene ucciso Antonino Scopelliti. Antonino Scopelliti era il giudice che rappresentava in corte di Cassazione la pubblica accusa al maxi processo di cui vi ho parlato prima, cioè quello istruito dal pool antimafia di Palermo a Palermo, ma passati i 3 gradi di giudizio, la pubblica accusa era rappresentata da Antonino Scopelliti. Probabilmente molti di voi, andando ancora al liceo, non conoscono i 3 gradi di giudizio, quindi faccio anche qui una piccola parentesi, scusatemi se faccio delle digressioni, ma magari così ci capiamo meglio. Ora, mettiamo che a Busto Arsizio avviene un omicidio. Cosa succede? Che carabinieri, polizia escono, incominciano ad indagare, cercano le prove. La squadra di poliziotti, di carabinieri risponde nel proprio lavoro al sostituto procuratore di Busto Arsizio, quindi il magistrato appunto che poi rappresenta la pubblica accusa. Si fanno le indagini, quando si pensa di aver raccolto abbastanza elementi, quando si pensa di aver individuato quello che è il colpevole, o meglio, quello che si accusa essere il colpevole, allora si chiudono le indagini, si chiude una prima fase anche davanti a un giudice, che è il giudice delle indagini preliminari, a cui proprio il magistrato, il sostituto procuratore, deve portare le prove raccolte durante le indagini. Questo giudice dice: ok, mi sembra che effettivamente hai raccolto abbastanza prove, ci siamo, puoi andare alla fase dibattimentale, cioè puoi andare a processo. E quindi da lì appunto inizia il processo vero e proprio, in cui lo stesso sostituto procuratore rappresenterà la pubblica accusa e ci sarà poi l'avvocato che difende
in questo caso non più l'indagato, ma l'imputato. Che succede? Qui questo avviene in primo grado di giudizio, quindi abuso d'ufficio, per esempio, noi abbiamo il tribunale dove ci sarà il giudice, la pubblica accusa, la difesa che va a fare il processo e deciderà il giudice, colpevole o innocente, in primo grado. In Italia, come vi dicevo, abbiamo tre gradi di giudizio, quindi sia la difesa nel caso in cui l'imputato venga giudicato colpevole, sia l'accusa nel caso in cui l'imputato venga invece giudicato innocente, possono fare ricorso in secondo grado. In questo caso si fa in corte d'appello. Corte d'appello ce n'è più o meno una in ogni regione, quindi in Lombardia la corte d'appello sta a Milano e in questo caso di nuovo si rifà il processo. Un altro sostituto procuratore in corte d'appello a Milano, l'avvocato difensore può anche essere lo stesso, quello la decisione dell'imputato, altri giudici diversi da quelli di prima di corte d'appello, quindi si rifà il processo, si presentano le prove, di nuovo colpevole o innocente. Anche in questo caso, di nuovo, si può fare un ulteriore ricorso che è quello di terzo grado, la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione è unica a Roma, decide di tutti i processi di cui si fa ricorso in terzo grado in Italia. E qui una chicca che sanno in pochi, perché la Corte di Cassazione in realtà non decide nel merito del processo, ma decide sul metodo del processo. Cioè la Corte di Cassazione non va a valutare le singole prove e deve decidere se effettivamente quella persona ha commesso o meno il reato, ma valuta se a partire dalle indagini, a partire dai processi, i poliziotti, i carabinieri, i sostituti procuratori hanno fatto il proprio lavoro e hanno applicato la legge e hanno interpretato la legge nel dare la sentenza così come dovrebbe essere fatto. E quindi la Corte di Cassazione fa questo tipo di lavoro. Nel 1991 il maxi processo, appunto, quello che aveva condannato in primo grado al Tribunale di Palermo, i mafiosi di Cosa Nostra, che aveva condannato in secondo grado in corte d'appello di Palermo i mafiosi di Cosa Nostra, arriva in terzo grado di giudizio, appunto, in corte di Cassazione. Chi era la pubblica accusa, il sostituto procuratore che appunto rappresentava lo Stato nei confronti di Cosa Nostra? Antonino Scopelliti, che però abitava a Roma per lavoro, ma in realtà era calabrese. E quindi, come tutte le estati, era tornato a casa sua, nel suo paese d'origine, a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria. Beh, il 9 agosto del 1991 Antonino Scopelliti stava tornando dal mare, da cui era andato per rilassarsi, come facciamo tutti noi quando andiamo in vacanza, e viene affiancato, si pensa, perché ancora, pensate, oggi non è ancora chiaro in realtà cosa sia successo quel giorno, ancora non c'è una verità giudiziaria, non ci sono dei colpevoli rispetto all'omicidio di Antonino Scopelliti. Si pensa che una moto abbia affiancato la macchina, abbia sparato due colpi di fucile ad Antonino Scopelliti, che quindi ha perso il controllo della macchina, caduto giù in una scarpata. Non contenti, vanno a controllare e gli sparano un altro colpo per assicurarsi di averlo ucciso. Beh, 9 agosto 2007, incontro a Reggio Calabria Rosanna Scopelliti, la figlia, una figura che poi appunto si è unita al movimento Ammazzateci Tutti e insieme a lei, insieme ad Aldo, insieme ad altri ragazzi in tutta Italia, decidiamo di aprire diversi coordinamenti regionali di questo movimento antimafia. E quindi apriamo appunto insieme ad altri ragazzi di Busto Arsizio e non solo il coordinamento regionale lombardo. E che cosa facciamo? Cioè ci guardiamo in faccia e incominciamo a interrogarci. Quale può essere la nostra attività? Vi sto parlando del 2007-2008 e quindi io avevo 19 anni, 20 anni, avevo iniziato ad andare all'università. Altri ragazzi come me, anche più piccoli, che ancora andavano al liceo proprio come voi, quindi ci confrontiamo e diciamo, beh,
non siamo poliziotti, non siamo carabinieri, non siamo magistrati. Quale può essere la nostra attività nei confronti della mafia, nel senso di cercare di fare antimafia? Beh, però confrontandoci con poliziotti, carabinieri, magistrati, quello che ci dicono loro è: ragazzi, dovete fare un lavoro di informazione, dovete fare un lavoro di educazione alla legalità. Lo diceva anche Paolo Borsellino spesso nei suoi discorsi: parlate di mafia, parlatene sempre, non smettete mai di parlare, non stancatevi di parlare di mafia, perché è proprio nel silenzio che la mafia si allarga e invece dobbiamo tenere sempre i fari accesi. Quindi quello che facciamo è proprio questo: iniziare a organizzare conferenze, cominciare a organizzare dibattiti in cui raccontiamo la presenza della mafia sul nostro territorio, perché c'è bisogno di sensibilizzare le persone e soprattutto c'è bisogno di far capire a quei genitori di cui parlavamo prima, che forse pagavano il pizzo, non forse, davvero ce n'erano, però dico, non sappiamo chi all'interno della comunità, della nostra comunità, è costretto a farlo perché ha paura, perché in silenzio continua a vivere questa situazione. Beh, dirgli: guarda che non sei solo, in città, nella nostra città, siamo in tanti che sappiamo che c'è questo problema, che esiste questo fenomeno, tu non sei solo, puoi avere la forza di denunciare perché noi ti siamo accanto. E come lo abbiamo iniziato a fare? Beh, voi pensate, nel 2007, oggi ormai la maggior parte di voi, ormai probabilmente manco più Instagram, immagino che utilizzate TikTok. Immagino che utilizzate ormai i social più avanzati. Nel 2007 era l'inizio di Facebook, quindi in Italia era appena arrivato Facebook e si incominciava appunto a diffondere fra noi ragazzi, come avvenne con i nuovi social adesso fra di voi. Beh, io ricordo che è una cosa stupidissima, però che chiarisce il concetto. Ogni tanto sapete quando Facebook, se lo utilizzate. Questo momento mi piacerebbe avervi davanti per potervi chiedere quanto utilizzate Facebook, quanto Instagram, quanto TikTok. Però Facebook oggi, ogni giorno, no, io accedo alla mia bacheca e mi dice: ecco i ricordi dello stesso giorno di quello che hai fatto negli anni passati, no? E quando mi sbuca fuori appunto il 2007, il 2008, ricordo che agli altri ragazzi, quando facevamo incontri nelle scuole proprio come questo, dicevo: ragazzi, cioè oggi noi utilizziamo Facebook e scriviamo cose del tipo: chi quando si fa la doccia si bagna? E via di like, di commenti. Io quando faccio la doccia mi bagno, no? Chi quando esce di casa si mette le scarpe? Cioè pubblicavamo cose di questo tipo. E allora dicevamo: perché invece non prendiamo gli articoli di giornale, non facciamo degli studi su quello che avviene appunto sul nostro territorio e li pubblichiamo su Facebook? Perché non usiamo i canali social per diffondere l'informazione, per fare informazione noi stessi, per fare educazione alla legalità noi stessi? Beh, e quindi è questo appunto quello che abbiamo iniziato a fare. Abbiamo iniziato a utilizzare i social, abbiamo iniziato a organizzare incontri e dibattiti pubblici con alcuni vostri compagni di allora. Siamo andati anche a seguire un processo di 'ndrangheta, appunto vi parlavo della locale di 'ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo. Lì allora, era il 2011 se non sbaglio, c'erano stati 300 arresti in tutta Italia, dei quali 150 in Lombardia, 150 in Calabria, e si scoprì che la 'ndrangheta era organizzata in maniera strutturata anche sul nostro territorio, e appunto esistevano 15 locali di 'ndrangheta in Lombardia, e per locali, come dicevo prima, si intende distaccamento locale della 'ndrangheta. Si scoprì che esisteva un'organizzazione piramidale, quindi che c'era un capo della Lombardia, cioè dell'organizzazione superiore che riuniva tutti i capi di questi 15 locali di 'ndrangheta, e pensate che questo capo è stato ucciso dalla stessa 'ndrangheta perché voleva fare la secessione, cioè voleva fare in modo che l'organizzazione 'ndranghetistica lombarda si staccasse dalla casa madre e cominciasse a decidere per i fatti suoi, le attività criminali
che doveva portare avanti sul nostro territorio. Beh, questa cosa ovviamente ai calabresi, quelli che, i mafiosi che stanno in Calabria, che dirigono da un certo punto di vista l'impresa mafiosa, perché comunque di impresa si tratta, visto tutti i miliardi che sposta la mafia, questa cosa non gli sta bene e quindi viene ucciso qui da noi, dalle nostre parti, viene ucciso Carmelo Novella, che era appunto questo capo della Lombardia, quindi a capo di tutta l'andrangheta lombarda, e viene ucciso davvero qui a pochi passi dal nostro territorio. Beh, noi di nuovo ci guardiamo in faccia e diciamo che cosa possiamo fare. A quel momento ci viene in mente una frase che era di Rita Atria. Rita Atria era figlia di mafiosi che aveva avuto il coraggio di denunciare la propria famiglia. Rita Atria aveva confessato tutto quello che sapeva Paolo Borsellino. Poi, quando Borsellino venne ucciso, anche lei si suicidò perché non aveva retto la pressione. Però Rita Atria ci ha lasciato un messaggio molto importante, perché lei diceva: la prima mafia da sconfiggere, non è tanto l'organizzazione criminale, quanto quella che sta dentro di noi, quella che sta dentro la nostra testa. Cioè Rita Atria diceva: noi dobbiamo imparare a sconfiggere prima il comportamento mafioso. Allora da lì io ho iniziato a riflettere molto su queste parole. E guardate, ho guardato indietro anche magari ad alcune mie azioni quando ero più giovane e di come effettivamente a volte tutti noi un pochettino ci comportiamo da mafiosi. Ovviamente non vuol dire che facciamo parte dell'organizzazione criminale, però abbiamo insito dentro di noi quel comportamento. Beh, vi racconto un episodio. Io appunto quando andavo al liceo ero rappresentante di istituto ed ero presidente dell'assemblea. Voi sapete, il presidente dell'assemblea è lo studente più acclamato di tutti, il più conosciuto di tutti, il più rispettato di tutti. Beh, io ricordo che andavo durante l'intervallo, noi al liceo scientifico avevamo, penso ci sia ancora, il bar del liceo, e quando suonava la campanella, ovviamente tutti ammassati davanti al bancone del bar per cercare di prendere il proprio panino. Ma io andavo lì molto tranquillo, con calma, e c'erano davanti a me magari un centinaio di studenti, però là in fondo alla fila alzavo la mano e dicevo alla barista il solito, e lei quindi mi dava il panino. Poi magari c'era troppa res, quindi dicevo: vabbè, torno dopo a pagare, no? Beh, in questa situazione è praticamente una situazione che, se noi andiamo a guardare anche quello che dice la legge, che dice il codice penale rispetto a quello che fa la mafia, è messo praticamente in atto un comportamento mafioso. Perché? Il codice penale dice che la mafia non è nient'altro che un'organizzazione in cui un gruppo di persone utilizza il proprio potere per assoggettare un gruppo di persone e fargli fare quello che vuole per averne un vantaggio personale. In questo caso è avvenuta la stessa cosa, cioè il presidente dell'assemblea sa di avere un potere nei confronti degli altri studenti che sono assoggettati a questo potere di rispetto verso il rappresentante di istituto, e lui ne trae vantaggio saltando la coda. Però la cosa importante in quello che accadeva è che, mentre io vi dico chiaramente il mio comportamento era errato, il mio comportamento era un comportamento di tipo mafioso, possiamo dire, beh, c'erano altri due soggetti almeno che in quel momento stavano sbagliando. Il primo è facile da immaginare, no? Se io ricevo il panino, c'è qualcuno che me lo dà e quindi che mi permette di saltare la coda ed è mio complice nel momento in cui avviene questa azione. E quindi, in questo caso, la barista che mi allunga il panino, appunto, e mi fa saltare la coda, in questo caso è assolutamente un aiuto al comp mio comportamento di abuso di potere. Ma non solo, ci sono quel centinaio di ragazzi che sono lì, che vedono la scena e che non dicono nulla. Ora, per quanto un rappresentante di istituto o un presidente dell'assemblea può essere ben voluto, io sono certo al 100% che se soltanto anche un solo ragazzo
in quel momento si fosse girato verso di me e mi avesse detto: Massimo, però hai un po' rotto le scatole perché tu tutti i giorni passi di qua e salti la coda, mentre noi dobbiamo passarci magari 5 minuti su 10 di intervallo a fare la coda, probabilmente tutti gli altri avrebbero dato ragione a questo ragazzo e non a me. E quindi questo è quello che noi dobbiamo iniziare a fare. Dobbiamo iniziare a ragionare su quelli che sono i nostri piccoli comportamenti quotidiani e non aver paura di agire nei confronti di chi non commette reati, perché appunto, come dicevo prima, la nostra età, questi comportamenti non sono reati alla vostra età ormai, perché insomma, io ormai che ho 33 anni vivo in un ambiente dove a volte invece, ed è per questo che mi sto facendo questo discorso, bisogna riuscire ad arrivare preparati, perché nel mondo del lavoro invece troverete questi stessi comportamenti che però a quel punto vogliono dire reati, perché un conto è il panino e saltare la coda al bar, un conto è aiutare magari l'amico e fargli vincere una gara, un bando di gara, un concorso pubblico o qualcosa di questo tipo e fargli saltare la coda di questo tipo e quindi a quel punto si commette un reato, si commette corruzione, si commette tutta una serie di vantaggi che appunto abbiamo costruito dentro di noi già da piccoli con questi tipi di azioni, no? E diciamo, e vabbè, che vuoi che sia, no. Se vogliamo che l'Italia funzioni bene, anche quell'aiuto all'amico, ancora di più nel mondo del lavoro, no. Dobbiamo essere tutti quanti alla pari. E non ci si ferma qua, cioè, se voi pensate sono tanti gli esempi in cui possiamo andare a ricostruire davvero dei nostri comportamenti di questo tipo. Un altro esempio che mi viene in mente è quando andavo all'università, io prendevo tutti i giorni il treno, no? Dalla stazione nord di Busto Arsizio andavo a Milano Cadorna. Beh, io ricordo che ogni tanto c'era qualche mio amico, qualche mio compagno che diceva: Beh, Massimo, io oggi il treno il biglietto non lo faccio, no? Perché voi immaginate il treno, penso che ancora oggi sia così, il treno delle 7.03, se non sbaglio, era in quel periodo, un treno pienissimo, studenti, lavoratori, centinaia di persone che da Busto Arsizio vanno a Milano tutti i giorni, andavano, in questo periodo purtroppo siamo tutti a casa, però insomma, tutti i giorni a riempire questo treno. E davvero gente, quindi in piedi, posti a sedere non ce ne sono più, tutti quanti in piedi ammassati. E quindi il controllore non passava davvero perché fisicamente non riusciva a passare. Devo fare una precisazione perché se qualcuno di voi va a Milano, va a Cadorna, oggi ci sono le barriere. Quindi oggi per poi superare la linea per entrare in città a Milano devi per forza passare il biglietto del treno. Però invece in quel periodo non c'era questa barriera. Quindi se tu arrivavi a Milano poi eri arrivato e ti eri fatto il viaggio gratis, no? Beh. Voi immaginate però, non so, adesso non mi ricordo quanto costava il biglietto, facevamo 3 euro di biglietto per andare a Milano. Andata e ritorno sono 6 euro. Facciamo una ventina di giorni che si va all'università, 6 per 20 sono 120 euro. Ora, 120 euro una persona. Immaginiamo magari che questo ragionamento lo facevano boh, un centinaio di persone, e beh, 120 per 100 facciamo 12.000 euro. E comincia a diventare una cifra importante. Ogni mese 12.000 euro che non entrano nelle casse di, in questo caso, Trenitalia, no? E allora voi appunto immaginate la società e la trasformiamo in una metafora in cui c'è soltanto Trenitalia, che è la compagnia, che potrebbe essere lo Stato, e c'è il treno. Immaginate il treno più bello che possiate desiderare, riscaldato d'inverno, con l'aria condizionata d'estate, il wifi, il 5G, anche se allora ovviamente non c'era. Insomma, tutto quello che potete immaginare e che volete, sedili comodi, pulito, molto pulito. E voi immaginate però che ogni mese entrano 12.000 euro in meno rispetto al budget che l'amministratore delegato appunto di Trenord, non di Trenitalia, perché se parliamo della linea Busto Arsizio Nord Cadorna è quella. Beh,
Immaginate appunto che entrano questi soldi in meno. Che succede? Un mese, 2 mesi, 12.000, 24.000, incomincia ad arrivare il freddo, comincia ad arrivare l'inverno, incominciamo ad utilizzare i riscaldamenti del treno. Beh, succede che un giorno si rompe il riscaldamento su un vagone. E quindi cosa si fa? Il responsabile, quello che ha in mano il budget, dice, beh, dovrei aggiustare il riscaldamento in quel vagone. E però, che succede? Dice, però io ho 24.000 euro in meno sul mio budget rispetto a quelli che mi ero prefissati. Beh, e allora non lo posso fare subito di aggiustare quel vagone, non posso aggiustare subito il riscaldamento nel vagone, devo farlo il mese prossimo. Beh, allora succede che i cittadini, i pendolari che pagano regolarmente il biglietto del treno, beh, cominciano ad arrabbiarsi, perché cominciano a dire, cavolo, però io pago tutti i giorni il biglietto e insomma mi viene tolto un servizio, perché qua comincia a far freddo, non c'è riscaldamento, insomma questa cosa non va bene. E allora cosa fanno? Per protesta, cittadini onesti, appunto, che hanno sempre pagato il biglietto, però per protesta nei confronti dell'amministratore delegato che non aggiusta il riscaldamento rotto perché ha un budget inferiore a quello che si era immaginato, beh, per protesta incominciano a non pagare il biglietto. E quindi immaginiamo che magari sono altre 100 persone che fanno questa cosa, lo fanno per un mese, quindi quei 12 euro al mese diventano 24.000 euro al mese che non entrano nelle casse di Trenord in questo caso. Beh, che succede allora? Che di nuovo a fine mese l'amministratore delegato dice, cavolo, sono entrati ancora meno soldi questo mese di quelli che mi aspettavo. Cosa faccio? Devo tagliare da qualche parte. E quindi, se prima il treno veniva pulito ogni volta che arrivava a destinazione, e allora in questo caso dice, vabbè, sai che ce lo faccio pulire una volta al giorno. Farlo pulire una volta al giorno implica due conseguenze. La prima, ovviamente, treno più sporco. La seconda, vengono tagliati i posti di lavoro, perché se prima avevo bisogno di persone che mi pulivano tutti i vagoni dei treni ogni volta che arrivavo alla destinazione, se adesso lo devono pulire una volta al giorno, beh, non c'è bisogno di fare questa attività, no? E quindi posso licenziare un po' di persone e avere meno persone nell'impresa di pulizia, appunto, che mi fa questo servizio. Qual è la conseguenza? Treno con riscaldamento rotto, treno più sporco di prima, altre persone che ancora iniziano a protestare e che magari iniziano a non pagare più il biglietto del treno. E quindi, insomma, una ruota che gira e che capite dove arriva. Però se ci fermiamo un attimo a pensare, la responsabilità di tutto quello che sta avvenendo è dell'amministratore delegato della compagnia del treno o è di chi non ha iniziato a pagare il biglietto? Non solo. Io ricordo una frase molto significativa di un procuratore di Torino, cioè, Torino, di Palermo, era il procuratore Caselli, che in un incontro che abbiamo fatto insieme disse: Massimo, noi dobbiamo far capire ai ragazzi che la legalità conviene. Cioè, dobbiamo fare quel salto in più, no? Cioè, dobbiamo far capire che non è che dobbiamo comportarci secondo le regole soltanto perché lo dicono le regole, ma perché comportarsi secondo le regole conviene. Beh, allora, questo esempio del treno, se voi ci pensate, ci dice che se noi tutti quanti paghiamo regolarmente il biglietto tutti i giorni, in realtà sì, c'è un'altra figura che poi andrebbe a perdere il posto di lavoro, però magari può trovarsi un altro lavoro, però non avremmo bisogno del controllore. Perché se tutti quanti, se l'amministratore delegato di Trenord sa che regolarmente tutti i passeggeri del treno pagano il biglietto, non ha bisogno di controllare questi passeggeri che lo paghino o meno, a quel punto tolgo un costo e quindi potrei abbassare il costo del biglietto del treno. E qui, no? È dove quindi cominciamo a ragionare sul fatto che la legalità conviene. E qui vi dico l'ultimo esempio perché insomma è già da tantissimo che stiamo parlando e non voglio tenervi inchiodati. Tra l'altro, io non so, in questa modalità sarete già stanchissimi perché un conto è vedersi di persona, un conto è dover guardare lo schermo. Sono già 40 minuti che
che ci stiamo parlando, anzi che vi sto parlando senza purtroppo potervi vedere, però l'ultimo messaggio che vi voglio lasciare è quello di sì, seguire le regole, ma di non farlo mai soltanto perché lo dicono le regole. Guarda, io sono il primo che è un ribelle in una maniera assurda. Ho studiato giurisprudenza, mi piace appunto conoscere le regole, non mi piace rispettarle soltanto perché esistono, ma bisogna andare a fondo e capire il perché dell'esistenza delle regole. La nostra storia ovviamente ci dice che per fortuna ci sono stati i partigiani che sono andati contro quelle che erano le regole del tempo. Ma un altro esempio, per esempio, sono i testimoni di Geova che non volevano fare il servizio militare perché la loro religione gli dice che non devono avere nulla a che fare con le armi e quindi piuttosto si facevano mettere in carcere. E per non fare il servizio militare, e dopo un po' lo Stato italiano che diceva: vabbè, non possiamo avere le nostre carceri piene di gente che semplicemente non vogliono fare il servizio militare, e quindi è stata creata la figura dell'obiettore di coscienza, no? E quindi si poteva scegliere se fare il servizio militare o il servizio civile. E quindi non bisogna per forza sempre seguire le regole alla cieca, ma bisogna sempre chiedersi il perché dell'esistenza delle regole. E qui vi faccio l'ultimo esempio con cui vi lascio. Perché ricordo questa cosa, quando, scusate, quando andavo a comprare il pane con mia mamma, ricordo il sabato mattina, quando andavo all'università, il sabato appunto ero a casa e andavo a comprare il pane in questo panificio che si trovava esattamente all'angolo tra due strade. E c'era lì il divieto di fermata. Il divieto di fermata, sapete bene, è ancora più forte del divieto di sosta, no? Perché il divieto di sosta non puoi parcheggiare la macchina e lasciarla lì, ma se il conducente rimane a bordo ci si può fermare. Divieto di fermata invece no, nemmeno con il conducente a bordo. Davanti al panificio, proprio perché si trovava all'angolo tra due strade, non si può lasciare la macchina nemmeno appunto in fermata. Beh, quante volte è capitato, ovviamente, che chi doveva andare a comprare il pane invece lasciava lì la macchina parcheggiata. Perché tra l'altro anche lì, no? Solito discorso, non voglio farmi 100 metri in più, non passerà mica il vigile proprio in questi 5 minuti che sono dentro a comprare il pane. E anche qui quindi c'è la cosa assurda che io trovo, che a volte facciamo le cose soltanto perché c'è una punizione e non perché appunto crediamo che quella regola sia giusta. E allora però vi dico, perché credo fortemente che quella regola sia giusta di un divieto di fermata davanti a un panificio che si trova all'incrocio fra due strade? Beh, immaginatevi questo. Appunto, avete la vostra macchina, magari il vostro SUV gigantesco, e andate e lo parcheggiate proprio davanti al panificio di divieto di fermata. Scendete, entrate nel negozio, prendete il numerino e aspettate. È il vostro turno. Nel frattempo, che succede? Che nella stradina laterale, quella piccola rispetto alle due strade, beh, c'è una macchina che arriva allo stop e si ferma. Però non vede le macchine che arrivano nella strada principale perché c'è il vostro SUV parcheggiato e quindi deve uscire piano piano dallo stop. Però continua a non vedere perché appunto la vostra macchina è bella grossa. Quindi vabbè, insomma, a un certo punto si prende coraggio e si mette nella carreggiata. Oh ragazzi, sfiga vuole che proprio in quel momento arriva una moto sulla strada principale che appunto non fa in tempo a frenare, boom! E va a sbattere contro la macchina. Voi siete dentro il panificio, sentite il botto, uscite fuori, guardate, insomma, magari intervenite, chiamate l'ambulanza, no? Una cosa che faremmo tutti quanti. E magari non lo so, avete anche fatto il corso di primo soccorso, quindi intervenite anche nell'aiutare il motociclista. Aspettate che arrivi l'ambulanza e poi, insomma, avete fatto la vostra buona azione. Poi prendete il vostro pane che avete comprato, prendete la vostra macchina e ve ne tornate a casa. Poi, magari la sera con mamma e papà a cena, anche no, dite: oh, mamma e papà, sapete, oggi è successa questa cosa, mannaggia, poverino motociclista, però. Insomma, siete un po' fieri di voi stessi, no? Avete aiutato, avete fatto tutto quello che avete imparato al corso di primo soccorso, quindi davvero una bella azione. Poi, telegiornale locale e sentite: morto motociclista in incidente stradale. E
In quel momento, insomma, immagino che siete davvero dispiaciuti, pensavate di aver fatto tutto quello che era in vostro potere per poterlo salvare, per poterlo aiutare. Beh, in quel momento, in realtà, non ragionate sul fatto che il motociclista l'avete ucciso voi, col vostro SUV parcheggiato in divieto di fermata. Guardate. Io non ne ho uno scherzo, da quando ho immaginato questo esempio non riesco proprio più a parcheggiare, manco il divieto di sosta, altro che il divieto di fermata, però questo è il senso maggiore che vi voglio lasciare. Rispettate le regole, cerchiamo di sconfiggere l'illegalità, quel comportamento mafioso che è dentro ognuno di noi, cerchiamo di contrastare questo metodo, come diceva Rita Atria, è davvero la prima mafia da sconfiggere. Chiedetevi però sempre il perché esistono le regole, seguitele se siete convinti che siano giuste, cercate di cambiarle se pensate che siano sbagliate. E poi la massima che secondo me in ogni comportamento dobbiamo seguire, non è mia ovviamente, però è: ricordatevi sempre che la mia libertà inizia e finisce dove inizia la libertà di qualcun altro. Se noi adottiamo questo comportamento sempre, oggi a scuola, nel mondo del lavoro, quando arriverà il mafioso di turno a chiederci un favore, a cercare di corromperci, a cercarci di offrire dei soldi, beh, allora saremo in grado di rifiutarlo perché quello va a minare la libertà di tutti quanti. Vi saluto, ciao.